Regina Patterson avrà la mostra personale legata al Global Photography la prossima settimana in una galleria che apre a Milano, per cui una galleria ci ha chiesto di portare alcuni autori di Global a Milano, per cui Regina Patterson avrà una sua mostra personale legata comunque al progetto Global Photography. Affascinata dalla Meteoriti, al modo in cui il microcosmo si lega al macrocosmo, al come il nostro significato stia altrove, è andata alla ricerca di tracce, per cui nel 1954 è caduto un meteorite in un'abitazione, per cui ha rintracciato documenti d'epoca, fotografie d'epoca, è andata nei luoghi e ha cercato di andare alla ricerca di questi segni dell'universo che troviamo vicini a noi. Per cui immaginate un allestimento fatto di immagini d'epoca, molto piccole, di dimensione piccola, di scritti, immagini molto grandi, immagini molto piccole, in questo universo che si crea completamente inafferrabile, no, vorrei dire. Che qua, no, pensate, per un lavoro di questo tipo, che significato può avere un'immagine di questo tipo, no? Questa immagine messa in un altro lavoro può avere un significato completamente diverso, per cui la difficoltà del fotografo, oltre a scattare delle buone immagini, sarà maggiore nel tentare di costruire un senso, una sequenza, un significato. Il serpente in questo lavoro assume un significato che va al di là di essere un serpente, voglio dire, no? Pensiamo all'origine del mondo, no, e lo ritroviamo, ecco, no. Cioè le fotografie sono semplici ma anche molto complesse, no? E ognuno di noi può trovare comunque dei suggerimenti per risignificare queste immagini. Certo. Esce dall'ombra, no? Esce da un mondo oscuro per entrare in un mondo che è molto più vicino a noi. Noi siamo da questa parte, siamo dalla parte del sole, no? Per cui questo elemento a noi sconosciuto entra nel nostro universo e fa quel che fa, no? Qui la storia di Adamo ed Eva, insomma, tutti la conoscono, eccetera, eccetera, però non vorrei semplificare troppo rispetto. È un tassello di un significato molto più ampio e sfaccettato. No, e qua, insomma, da una semplice fotografia, se vogliamo anche quasi banale, quanti significati, no? Proprio perché la fotografia è interessante, perché il lavoro è interessante, che emergono, no? Emergono tutti questi pensieri, no? E penso che la fotografia abbia questo dovere, no? Di sollevare delle questioni. Ecco perché crediamo nella fotografia di un paesaggio, di un territorio, di una realtà, perché forse ci aiuta a capire meglio, ad interrogarci, se non altro. Una realtà che spesso disconosciamo, che non è proprio a nostra misura, no. Sandra Vitalic, interessata invece, no, ai rapporti tra i delitti, scusate, ai delitti d'amore, diciamo così, ai delitti d'amore. Anche lei va alla ricerca di documenti d'epoca, va alla ricerca di corpi dissezionati per cercare di capire, no, quando questo corpo può diventare un feticcio, quando questo corpo che crea questi omicidi, queste gelosie, no, può relazionarsi con la fotografia. Per cui sono corpi dissezionati, raccolti all'interno di musei delle scienze naturali, che lei fotografa. La mostra rappresentava questi come degli oggetti stampati su plexi, no? Per cui il corpo oggetto diventa ancora un oggetto, no? E vedete le ferite dell'arma da fuoco, del taglio, no? Per queste amanti, insomma, che a causa dell'amore, insomma, hanno perso la vita. Vedete il taglio nel cuore, lì sulla sinistra. Oppure colpi inferti, no, alle dita delle mani. Qua mi viene da dire, la fotografa è croata. Forse solo una cultura come quella dell'Europa dell'Est poteva produrre un lavoro di questo tipo. No, conosciamo, abbiamo visto le biennali, no, di Venezia, conosciamo l'arte, insomma,
nelle sue diverse sfaccettature, però certi linguaggi appartengono più a un universo che quello, no, legato a luoghi precisi, no, per quei linguaggi d'arte precisi, anche se non sempre è così, insomma. Questa era l'ultima. Allora, io passerei al Seafest. Al Seafest sono le... Abbiamo un'ora solo. Facciamo le ultime due edizioni del Seafest. Per cui, 2012-2013. Nel 2012, allora, noi per il Seafest, io e Stefania... praticamente decidiamo un po' il taglio del festival, per cui di volta in volta un tema, no, che è un po' una scusa per, no, raccogliere intorno a noi un interrogativo, un discorso, no, un qualcosa, legandolo quindi alla fotografia. Scegliamo le mostre, scegliamo gli autori da invitare, le conferenze, un po' questo panorama, un po' tutto quello che, insomma, può girare intorno al festival. Ripeto, festival non come vetrina, ma come opportunità, soprattutto per i giovani. Il penultimo festival, per cui l'anno scorso, 2012, il tema era Learning from Photography, imparando la fotografia. Siamo voluti entrare all'interno delle specificità della fotografia. Per un periodo storico la fotografia, da tutti considerata assolutamente un mezzo meccanico, che non poteva assolutamente entrare nel campo dell'arte, come era ad esempio la pittura, per affrancarsi da questo ha imitato la pittura, una strada senza uscita. No, per cui il periodo della fotografia pittorica, in cui la fotografia imitava la pittura sia nei mezzi che nei materiali usati per stampare, su queste carte bicromate, no, la gomma bicromata, eccetera, eccetera, ha trovato comunque una strada senza uscita. La fotografia ha ritrovato la propria natura nella specificità. Italo Zanner dice la fotografia è la fotografia, lo ribadisce anche Guido Guidi, la fotografia è la fotografia, utilizziamo la fotografia con le proprie specificità e con i propri limiti. Amo sempre citare un'altra frase di Robert Adams quando apro i miei corsi all'università, che dice, che attraverso questo corso dico, mi piace far intravedere il potere dei nostri occhi e non quelli di un'attrezzatura fotografica, per cui spesso la fotografia, circoli fotoamatoriali oppure fotografi che cominciano, iniziano, pensano che la fotografia sia la macchina fotografica, e spesso gli studenti rimangono delusi quando durante il corso non c'è una lezione tecnica su questo. Le ore sono poche, preferisco dedicarle ad altro, no? Cioè sviluppare il potere degli occhi. Per cui anche questo è importante. La fotografia deve guardare se stessa, deve guardare la propria tradizione, per cui essere significativa rispetto a ciò che l'ha preceduta, no? L'importanza appunto di guardare i propri maestri. Nel 25 Molinaghi diceva che l'analfabeta del futuro era colui che non sapeva scrivere con le immagini, anche questa è una cosa nota, anticipando la civiltà dell'immagine. La civiltà dell'immagine che a sua volta è stata seguita da quella che Ando Gilardi chiamava la società dello spreco iconico, per cui immagini sì, ma forse troppe. Intendendo spreco per i materiali, troppe immagini, no, troppo materiale da buttare, ma anche troppi prodotti, ma anche lo spreco delle informazioni, che spesso quelle buone vengono sommerse da quelle cattive. E pensiamo all'era di internet. Ando Gilardi è morto l'anno scorso, per cui ci pareva assolutamente fondamentale rendergli omaggio attraverso una mostra. La fotografia di una fotografia è una fotografia. È un percorso sulla storia della fotografia, lui è fotografo, scrittore, insomma un protagonista a più livelli nella fotografia italiana, e per cui ci piaceva attraverso il suo lavoro anche mostrare una storia, uno spaccato, non solo della fotografia ma anche uno spaccato dell'Italia, per cui tutte le sue sperimentazioni insomma fanno parte comunque di un concetto di fotografia italiana, di affermazioni e riaffermazioni di un'identità, di volta in volta, vista attraverso più sfaccettature. Vedete anche degli scritti, dei pensieri, ha scritto dei libri fondamentali, Ando Gilardi, La storia sociale della fotografia, 76, fondamentale. Ha scritto molti altri libri, uno pubblicato adesso
sulla stupidità del fotografo, pubblicato per John Levy, l'ho visto da Feltrinelli prima, comunque. E lui, che comunque anche a più di 90 anni, era lì con internet, con Facebook, con presente, per cui ha cavalcato veramente tutti i linguaggi della fotografia. E poi abbiamo pensato Mark Power, per come, no, lui ha lavorato in Polonia per molti anni, era stato chiamato, lui è un fotografo di Magnum, questa agenzia la più nota, la più importante, la più famosa, agenzia fotografica, è stato chiamato da Magnum a fare un lavoro in Polonia con altri fotografi, si è innamorato della Polonia, ci è rimasto 5 anni e ha fatto un lavoro immenso, bellissimo, che si chiama The Sound of Two Songs, che è anche un libro molto molto importante, molto bello. Il lavoro sulla lentezza, il fotografo, insomma, che lavora con... Se è vero che la fotografia, come dice Stephen Shore, è la materia, no, è la qualità della materia, proprio la stampa, qui, per chi ha visto questa mostra, abbiamo delle stampe molto grandi con un dettaglio incredibile. Lavora in grande formato, ma non 20-25, 10-12, per cui è un limite assoluto dove può arrivare, secondo me, una tecnica fotografica di stampa, un'eccezionalità incredibile di stampa, di precisione, di dettaglio. E poi Ute Werner Mahler, nessuno li conosce in Italia e noi li portiamo, oltre che far parte della scuola Ostkreuzschule, che è una scuola molto nota a Berlino, hanno fatto questo lavoro bellissimo, secondo me, sulle Mona Lisa, per cui hanno ritratto in 5 città europee, tra cui in Italia Firenze, dove è nata comunque la prospettiva, dove è nata, no, questa idea di rappresentare pittoricamente delle icone, come in questo caso le Mona Lisa, facendo l'interprete di una iconicità, diciamo, contemporanea, per cui ci sono i luoghi, no, alle spalle di queste ragazze fotografate. Le ragazze sono coscienti del progetto a cui aderiscono, sono coscienti dello sguardo beffardo, no, della Mona Lisa, e cercano di interpretare a modo loro queste figure. Il lavoro è bellissimo, secondo me, vedete che di volta in volta compaiono delle figure di paesaggio che si mescolano a questi ritratti di ragazze incerte, ragazze ancora una volta all'età di passaggio, forse, no? Perché veramente viviamo un'età molto strana, un'età che non ti dà certezze, che non ti dà sicurezze. Il tema del festival prima di questo era fragile, fragilità, la fragilità veramente di tutto, la fragilità nei rapporti, la fragilità nel non sapere, no, certe volte veramente come si arriva a fine mese, la fragilità di un futuro per i nostri figli, la fragilità del tutto, per cui non ci sono le certezze, per cui è un'età veramente di passaggio questa. E qua vedete che la ragazza di Liverpool a sinistra insomma, è associata all'immagine di una Liverpool contemporanea sulla destra. Christian Schink, fotografo tedesco, un altro lavoro strepitoso secondo me, è andato nei 5 continenti a fotografare con il banco ottico il sole solarizzandolo, nel senso che ha tenuto aperto l'obiettivo per 1 ora. Cosa succede? Succedono queste meraviglie, sembra di essere... a volte in un'epoca passata, a volte in un mondo senza tempo, dopo delle prove tecniche, perché uno si immagina, ma come, insomma, chi è fotografo, come ha fatto a solarizzare? So che ci sono delle tecniche, anche in camera oscura, di solarizzazione, l'hanno fatta Merrey, insomma, l'hanno fatto in molti, di accensione di una luce esterna, eccetera, eccetera. Lui ha trovato una pellicola che si autosolarizza, per cui trovata la pellicola giusta, lui trova il punto, ha di fronte il sole, tiene l'obiettivo aperto per 1 ora e la pellicola si autosolarizza. Perde di qualità, perde di dettaglio, vedete che sembra quasi di calotipi più che delle, cioè delle immagini di negativi su carta, piuttosto che delle pellicole di grande formato, ma è meraviglioso, no? Ancora una volta dobbiamo toglierci dalla nostra propria individualità di uomini rinascimentali per appartenere a un universo che è molto più ampio di noi. Gary Johansson presenta per la prima volta in anteprima internazionale la mostra Deutschland, il libro viene pubblicato in occasione del festival da Mack, guarda caso,
sconosciuto, non ha mai presentato in Italia e insomma, sono, mi pare, 65 immagini che stampa 16x16 cm, perché la fotografia che ha bisogno di intimità, no, di un rapporto diretto con chi la guarda. Alfa Castaldi, il marito di Anna Piaggi, che abbiamo visto prima, fotografata da Martin Park, è morta successivamente, è morta da pochi mesi, fotografo di moda, che però ha fatto questo lavoro personale girando l'Italia in compagnia dello stile maschile, compagnia di stile popolare, un lavoro che ricorda Paul Strand, che ricorda August Zander, in grande formato, secondo me molto molto bello. Commissione Roma, uno scambio con il Festival di Roma, ci hanno presentato una selezione di immagini che passo velocemente, l'introduzione delle scuole, per cui ogni anno due scuole vengono invitate a presentare i propri lavori. Il caso dell'Isia di Urbino, il caso dell'Accademia d'Arte Drammatica di Zagreb in Croazia. C'è anche questo caso, guardate i linguaggi, no? Degli autori, forse dell'Est Europa. Cioè, io mi ricordo quando andavo alle Biennali e trovavo queste fantasie, no? Questi linguaggi persi assolutamente in altri tempi. Questo è il collettivo di Donald Weber con Mastro Rillo sul Giappone. Basta, mi fermo qua. Ultimo festival. Che è Specie di spazi. Per cui ci riferiamo ad un testo, ancora una volta, ad un riferimento chiaro, che è il libro di Georges Perec, Specie di spazi, questi spazi che lui elenca all'inizio del libro, che abbiamo cercato di ricomporre attraverso delle stanze della fotografia. Lo spazio in dubbio, Perec è molto amato dei fotografi, no? Perché comunque la fotografia indaga lo spazio, per cui trovate spesso delle citazioni di Perec all'interno di fotografi, di libri di fotografia. Lo spazio è un dubbio, devo continuamente individuarlo, designarlo, non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo. Ma continua ancora Perec, non c'è uno spazio, un bello spazio tutto intorno, un bello spazio intorno a noi. C'è un mucchio di pezzetti di spazio, per cui lo spazio è veramente difficile identificarlo. Continuo con Vaccari, che dice che l'occhio del pittore del Rinascimento, quello che dicevo prima, si spingeva fin dove arrivava lo sguardo e la mano del suo signore, cioè il territorio arrivava spesso dove arrivava lo sguardo. Oggi lo spazio si è accorciato, si è fessurato, è diventato curvo, pieno di buchi e di prospettive ingannevoli. Ed è la realtà contemporanea. È la città contemporanea. Per cui questo spazio indagato è lo spazio di Max Pam, che è quello del superturista. Max Pam viaggia per 40 anni spesso in Asia, insomma, ma comunque anche nei diversi continenti, mette di volta in volta mano alla propria fotografia per risignificarla nel contemporaneo, per cui queste fotografie si possono trovare in vari modi, lui le risignifica, per cui mettendoci mano, per cui creando un'esperienza contemporanea rispetto a una fotografia passata. È un viaggio continuo, un viaggio immaginario, un viaggio reale, ma soprattutto un viaggio che si percorre con la testa. Michael Botman fa dei viaggi legati alla propria identità e il proprio passato, il viaggio nel passato, torna nei luoghi dell'infanzia, torna nella stanza dove era nato, torna nei luoghi dove aveva vissuto, e qua diventa veramente un viaggio anche attraverso un diario personale, per cui la scrittura diventa parte di questo viaggio insieme con la fotografia. Beziak, che viaggia in Europa dell'Est in cerca di queste tracce e questi simboli del socialismo e di un passato comunista, insomma, dell'epoca pre-caduta del muro di Berlino. Vedete come queste architetture si impongono su una città, ma forse la città ormai non le riconosce. Sembrano assolutamente cose inventate, non vere, no? Eppure fa parte di un passato, insomma, anche molto recente.
E poi c'è il tema dell'archivio, no, le stanze dell'archivio. Joachim Schmid, lo conoscete, insomma, non è un fotografo, è stato prima un critico e poi un artista che utilizza la fotografia. Provocatoriamente aveva detto: mi raccomando, non scattate più nessuna fotografia fino a che non abbiamo utilizzato tutte le fotografie che sono state già fatte fino adesso. Ovviamente, no, sussulti, ma come noi fotografi non possiamo, dobbiamo fotografare, eccetera, eccetera, ma insomma era comunque una provocazione. Lui di volta in volta mette mano a queste immagini comprate nei mercatini, catturate nella rete, per risignificarle attraverso delle categorie o delle tipologie. Vaccari mette mano agli album proprio, a destra, o l'album di una ragazza per costruire dei video, per cui anche qua, no, risignifico attraverso un nuovo strumento un passato costruito attraverso immagini fotografiche, per cui la fotografia che ritorna attraverso un altro mezzo, la rivedo, no, la risignifico. Jacopo Benassi, che è un fotografo italiano, che ha un locale Arci in cui lavora con i giovani, organizza dei concerti e questi concerti diventano questo lavoro mai finito, fotografa gli artisti, fotografa la gente ed è il proprio spazio, no? Due autori molto noti, a sinistra Six Organs of Admittance e a destra mi sfugge la violoncellista del gruppo di Anthony and the Johnsons. Questa è Marie Hocker, una musicista berlinese. E poi Elio Luxardo, per cui l'importanza comunque della storia, l'importanza di un lavoro personale rispetto ad un lavoro, ad un lavoro su commissione. Lui era il fotografo del regime, era il fotografo della pubblicità, il fotografo della televisione, ma costruisce questi lavori personali utilizzando le nuove luci artificiali del cinema. Per cui sono corpi, ma allo stesso tempo sono anche paesaggi. E poi Global Photography, che abbiamo già visto, presentato anche nel catalogo generale, e poi l'editoria, il tema dell'archivio ritorna attraverso i libri di editoria contemporanea, per cui una selezione di 65, 70 mi pare, libri usciti tra il 2012 e il 2013, in cui giovani fotografi contemporanei mettono mano all'archivio. Ed è incredibile capire come l'archivio, cioè la storia, no, è guardata anche dai giovani di 20 anni. No? È impressionante perché forse è diventato veramente non dico una moda, ma forse un modo attraverso cui guardare il documento. Tutti noi siamo nati, forse no, chi è più vecchio, scattando le fotografie le più gridate possibili, ecco che questi fotografi invece mettono mano agli archivi personali, agli archivi rintracciati non so dove, su cui magari aggiungono anche le proprie immagini. Purtroppo i libri non ci sono, le due scuole invitate, anzi le cinque scuole invitate sono l'Università di Scienze Applicate e Design di Bielefeld, con un tema che è quello dell'amore, declinato diversamente da cinque autori, piuttosto che Adriatic Coast to Coast, quel progetto di cui dicevo prima, legato a queste quattro scuole italiane. Poi i premi, una fotografa croata, un altro premio a Protti e il premio a Giorgio Di Noto, che ha avuto la fortuna di essere visto in giuria, questo è il premio Pesaresi, di essere visto in giuria da Gerry Badger, il quale si appropria di questo progetto, diventerà, forse ve l'ho anche mostrato, lo inserisce nel prossimo foto, per cui no, ecco che Giorgio Di Noto ha avuto questa fortuna di essere al momento giusto, nel luogo giusto. E questa era l'ultima immagine. Allora, parallelamente, vi dicevo, questo progetto a Castelfranco. Allora, a Castelfranco, Veneto, dove è nato Giorgione e dove abito anche, anzi dove abitiamo anche io e Stefania, ci hanno chiesto di far parte di una commissione di concorso di fotografie, per
per cui il solito concorso, invii delle fotografie, il primo premio vince una mostra, questo o quell'altro. E abbiamo cercato di declinarlo diversamente, costruendo un progetto di residenza per artisti, che è una cosa poco nota in Italia, molto più nota all'estero, e spesso questi progetti di residenza vengono fatti per invito, per cui vengono individuate delle figure chiave di critici piuttosto che di professori, docenti, eccetera, eccetera, e questi invitano i propri allievi, i propri... E abbiamo fatto un bando aperto, abbiamo detto diamo la possibilità ai giovani di partecipare ad un bando di questo tipo, che dava una residenza di 5 giorni a Castelfranco, per cui vitto e alloggio, e una mostra e il catalogo, che poi potete vedere che è questo. Sono arrivate più di 150 domande in 3 settimane, per cui ci siamo mossi molto tardi, per cui questo ha fatto capire che veramente c'è voglia tra i giovani di partecipare attivamente, attraverso la fotografia, a... o meglio, di raccontare attraverso la fotografia, no? Insomma, spesso è difficile darsi delle auto-committenze, in questo caso la committenza era molto precisa e diceva, anche perché questo bando era legato a una campagna di sensibilizzazione sulle mura cittadine, le mura stanno crollando e allora noi di Castelfranco abbiamo bisogno di supportare questa campagna anche attraverso la fotografia. E quindi abbiamo declinato attraverso una residenza. Per cui la committenza, cioè pubblica, era molto chiara, fotografate le mura cittadine. I fotografi arrivano, i 10, allarmatissimi, come le mura, cioè no. Il fotografo artista ha sempre bisogno di un grado di libertà. E allora, insomma, ci sono stati dei dialoghi con noi curatori e abbiamo capito che la risposta sta sempre nel mezzo. Cito Roberta Valtorta, che di campagne fotografiche ne ha viste e seguite molte. Non è produttivo che la committenza imponga richieste troppo precise, ma non può assentarsi lasciando carta bianca, perché questo indicherebbe assenza di progettualità e inesistenza di contesto. Per cui, grado di libertà vigilata, direi io, ai fotografi. Il tema era molto preciso, ma ognuno costruisca la propria storia a partire dalla mura. Per cui, bando di concorso, che è questo, bando di partecipazione... Abbiamo costruito, io e Stefani, la commissione giudicatrice, composta da, ovviamente da noi due, Guido Guidi, Lucia Miodini e Francesco Zanot, che avete avuto qua. Per cui la giuria, la commissione giudicatrice, già insomma, orienta un po' anche i candidati, nel senso che è anche indice di serietà, no? O di lettura, o di come la commissione può leggere magari i progetti che vengono mandati. Per cui ognuno mandava il proprio curriculum e una selezione di immagini. Questo era il programma. Per cui, primo, dare delle possibilità ai giovani attraverso questo bando aperto. Due, costruire un archivio. Abbiamo capito che la fotografia è molto importante perché ci fa capire oggi, no, cosa succede in questa città. Creare un momento di confronto tra i fotografi e con i curatori, per cui finalmente ci si può smuovere, no, si esce dal guscio e ci si confronta, no, tra di noi, fotografi, non è così scontato che succeda questo, e con gente magari no, più esperta di noi. E non ultimo, supportare la campagna di sensibilizzazione. Per cui questo, tutto questo vi è raccontato all'interno del testo, i riferimenti, la DATAR, due campagne fotografiche a Cesena, molto importante negli anni 80, e ovviamente Archivio dello Spazio, 10 anni di fotografia nell'internal milanese, seguita da Roberta Valtorta. Il testo di uno storico per far capire come, comunque, no, la tradizione è assolutamente fondamentale. Guarda caso, c'era lo stesso problema nel 1892, le mura cadevano, per cui il comune ha incaricato lo stabilimento fotografico Fratelli Garatti di Treviso a costruire una campagna fotografica, insomma, a scattare delle immagini, consegnate il numero 16 al comune di Castelfranco. Con quella campagna fotografica è stato richiesto un contributo che poi è arrivato. Guarda caso, 100 anni dopo, un'altra campagna di sensibilizzazione. Nel frattempo la fotografia è cambiatissima, non si può pretendere di fotografare le mura e gli squarci che sono sulle mura, ma di costruire qualcosa di diverso. Però l'importanza della tradizione, nel senso che c'è già un precedente, guardiamolo questo precedente.
Guido Guidi ha lasciato una traccia del suo passaggio attraverso una lezione, che è questa. Io ho lasciato la mia traccia nel viaggiare con la fotografia, per cui capire che posso viaggiare, potevo viaggiare allora come lanternista, come fotografo ambulante nell'Ottocento, adesso viaggia il Google Tracker. No, sapete che Google ha attivato queste figure, questi soggetti, persone che si attrezzano anche di zaini e insomma, in questo grande database che contiene un'infinità di immagini si può percorrere attraverso Google Street View di Google Map le strade del mondo, viaggiando anche in questo modo. Alcuni autori hanno fatto di questo modo il proprio lavoro, ad esempio Michael Wolff su Parigi, piuttosto che Doug Rickard sull'America, però anche in questo caso è interessante capire i precedenti, cioè io lavoro con un linguaggio assolutamente contemporaneo, ma attenzione, che la storia comunque entra dentro, e allora io che viaggio su Google Street View e riquadro queste immagini, non posso non avere presente l'immagine di Doisneau scattata sempre a Parigi. Se io ritaglio questo, non posso non avere presente l'immagine di Cartier-Bresson scattata a Parigi. Se io vado nelle città dove alcuni importanti fotografi americani negli anni 30 hanno fotografato per la Farm Security Administration, non posso non sapere che prima di me c'è stato Walker Evans. No. Per cui tutti attingono alla tradizione anche con questo mezzo. E poi identità della fotografia è anche chiedersi cosa me ne faccio di queste fotografie che catturo dalla rete? No, l'esperienza virtuale, un libro, non so. E allora chi parla di questa fotografia, il riferimento, se riesco a prenderlo che adesso mi sfugge, Geoff Dyer, che è un noto critico e giornalista, è molto interessato a questo tipo di fotografia virtuale, e dice che comunque guardando questi lavori trova un notevole interesse, ma l'esperienza rimane comunque sospesa, se non ho l'esperienza con la vera natura della fotografia, cioè la stampa fotografica. Ecco che però, Doug Rickard, piuttosto che Michael Wolff, ritrovo lui al MoMA, ad esempio, per cui nel tempio consacrato della fotografia, trovo le stampe di Doug Rickard, stampe riprese da Google Street View, per cui la fotografia, ritorna nel luogo dell'arte avendo fatto un giro veramente enorme. Dopo è da chiedersi, se questo deve succedere, se può succedere, però la fotografia comunque non rinnega ancora la propria natura, cioè essere una stampa fotografica. Ed ecco i lavori degli autori, purtroppo li passerò molto velocemente. Daniel Augschoel, che torna, l'abbiamo visto prima, dopo due parole un po' sui progetti. Alessandro Calabrese, c'è un breve testo molto interessante, dopo se volete, è qui il libro. Ezio D'Agostino, tutti molto giovani, Cesare Fabbri, 13 luoghi sconosciuti e misteriosi di Castelfranco, Allegra Martin, è incredibile quando la fotografia è vista da sola e quando la fotografia comincio a impostarla, ad esempio, nelle pagine di un libro. Come si crea un cortocircuito incredibile tra queste due immagini? No. Come ritrovo quell'immagine in quest'altra immagine? Come quei colori li trovo anche di qua? No. E come cerco di capire il significato messo insieme, mettendo insieme queste due immagini? Oppure anche questa, una bambina extracomunitaria, una tenda, capite che si sollevano un sacco di questioni, le problematiche, le difficoltà, la complessità aumenta, ma è la fotografia.
Questo invece è un fotografo croato, Bojan Mrdenovic, che forse è l'unico che guarda veramente, no, le mura. Francesco Neri, che col suo banco ottico 20-25 fotografa le mura, però no, le mura sono sempre la scenografia, ciò che sta dietro rispetto a questi bambini. Ricordate le fotografie di Vanessa Winship, una delle ragazzine? Ecco che ritorna sempre la tradizione, in altro modo se volete. Luca Nostri, che cerca altre mura invece. Altri muri e altre mura. Questo Mattia San Giorgi. Due ragazze russe, con una terza che lavorava in un'altra città murata in Russia, per cui si sono accordate per un progetto che mette insieme immagini di Castelfranco e immagini di questa città che si chiama Smolensk in Russia, per cui hanno costruito un rapporto, diciamo, una fotografia aperta ad una interpretazione anche diversa, se volete, con la grande ambiguità di non sapere mai dove mi trovo, per cui anche in questo caso la fotografia che non riesce, no, a raccontare completamente per intero una situazione, un paesaggio, una storia, no? Fotografia che vive la sua propria specificità anche nel suo essere frammento. Per cui quel che deve fare il fotografo è mettere insieme questi frammenti. E questo è tutto. Cosa mi viene da dire rispetto a queste immagini? Primo, 10-11 fotografi. L'abbiamo definito l'ultimo giorno vitalità del negativo. Incredibile capire che di 11 fotografi tutti quanti hanno lavorato con il negativo, tutti in analogico, tutti giovani fotografi. E forse questo la dice ancora lunga, no? Apro una parentesi che magari chiuderete voi, però è incredibile che tutti, no? La vitalità del negativo era una mostra, insomma, fatta alla Biennale degli anni 70, però vitalità del negativo veramente è incredibile. Questo. Tutti quanti credono nella fotografia come frammento e tutte queste storie sono come insieme di frammenti. Non avete visto delle fotografie che cercavano di raccontare e racchiudere il senso in un'unica fotografia. È la tendenza della fotografia contemporanea perché comunque la realtà è così complicata che è difficile racchiudere, no, bressoniamente, no, un pensiero così ampio, uno sguardo così ampio in un'unica fotografia. Forse la fotografia ha bisogno di raccontare una complessità, essendo essa stessa complessa. E spesso queste storie possono essere lette come frammenti, anche in sequenze che non seguono un filo narrativo preciso, ma anche un'altra tendenza della fotografia contemporanea è l'essere antinarrativo, un po' come la fotografia giapponese. Io posso saltare, posso procedere da sinistra a destra, da destra a sinistra, posso. Costruisco io la mia storia, ecco, sono libero di costruire la mia storia, di mettere insieme questi frammenti, non c'è una grande conseguenzialità in questi progetti. E forse, no, come diceva qualcuno, la mente contemporanea è troppo soggetta a stimoli, per cui deve essere multiculturale, multiculturale nel senso di tenere insieme più cose contemporaneamente. E forse i nostri giovani, i ragazzi, sono attrezzati a questo, forse meno noi, a tenere insieme più cose, no? Contemporaneamente, che fosse una cosa più legata alla donna che all'uomo, forse proprio per una maternità insita, nel senso di tenere insieme, di riuscire a tenere insieme più cose, l'uomo invece lavora più, almeno la mia esperienza, per compartimenti stagni, prima guardiamo questo, dopo guardiamo quello, invece no, dovrebbe essere più fluttuanti. E per cui presentano per finire storie aperte, per cui la fotografia non come momento conclusivo, ma come momento di interrogazione, come mi par di leggere questo in questi progetti. Allora, mancherebbe mezz'ora. Vi mostro alcuni progetti miei. La parte della didattica forse la lascerei stare. La didattica comprende velocemente lavori con il banco ottico, con macchine fotografiche analogiche di piccolo, medio, grande formato, lavorare insieme con gli studenti, farli misurare il territorio e tutti guardano sotto questo telo nero per capire, no,
e per raccogliere queste misure. E fino all'utilizzo anche di strumentazioni come Street View, come Google Map, per costruire dei percorsi, costruire delle classificazioni, delle tipologie rispetto a dei temi prefissati. E non ultimo, gli ho fatto fare un lavoro quest'anno sui propri album di famiglia. Il tema era Adriatic Coast to Coast, per cui il tema Adriatico. Ho detto a loro di rintracciare tra i loro album di famiglia le fotografie delle vacanze con i genitori o dei genitori, dei nonni. Per cui hanno costruito un libretto, per cui risignificando, risequenzializzando, se volete, queste 9-10 immagini scelte, per cui creando una nuova sea stories, no? Nuova storia di mare, vista oggi, insomma, con gli occhi aperti verso il passato. Lavori personali, allora. Mi sono perso, modalità schermo intero. Allora, io mi sono avvicinato seriamente alla fotografia attraverso forse l'opera di Jolly. Mi pareva strano e molto affascinante allo stesso momento utilizzare non una macchina fotografica ma una scatola stenopeica, cioè una scatola qualsiasi a tenuta di luce in cui un foro, ecco, rappresenta quello spiraglio attraverso cui guardare il mondo. Mi pareva incredibile che la realtà e la sua immagine non passassero attraverso un altro mezzo, cioè la stessa aria di cui si nutriva l'immagine fotografica, la stessa aria di cui si nutriva la realtà. C'era un passaggio diretto, quasi automatico, no? Tra la realtà e la sua immagine. Quel foro contiene la stessa aria che c'è dentro e fuori. Mi ha sempre affascinato questa cosa, proprio ho cominciato a costruirmi delle macchine fotografiche. Sono entrato in camera oscura, nel senso che ho chiuso le pareti della mia stanza, ho lasciato un foro, no? E ho fatto l'esperienza di come la facevano, insomma, nel 500, nel 600, no? Di vedere la realtà rovesciata ed invertita, una cosa incredibile. Adesso Abelardo Morel, sapete bene, no? Che fotografa queste esperienze, no? Però farla personalmente sembrava, come dice Luigi Ghirri, io entro dentro una macchina fotografica, io sono dentro, no? Sono io che divento piccolo, no? Quella macchina fotografica è una macchina fotografica, io entro dentro a vedere cosa succede. Incredibile, bellissimo. Questa macchina fotografica che spesso però può essere il pugno, no? Provocatoriamente Jolly mette dentro una pellicola di negativa all'interno di questo pugno, apre leggermente, no, questo foro, cosa succede? Questo pugno diventa una macchina fotografica, il gesto del fotografo. Per essere fotografi non c'è bisogno di nessuna macchina fotografica, no? Torniamo al discorso di prima, no? L'occhio è più importante di una tecnica legata allo strumento. La finestra nel mio pugno, ovviamente con un riferimento chiaro a Fox Talbot, un'altra volta che entra nella storia della fotografia, oppure l'autoritratto di Jolly attraverso il pugno. Allora io che amavo sperimentare, no, ho detto, se c'è il pugno c'è anche la bocca, e la bocca è la mia macchina fotografica, per cui ho fatto degli esperimenti che però non ho portato, in cui lo spazio tra i denti diventava il foro, o meglio, la lente del ma, diventava il foro attraverso cui costruire la mia immagine. Ho fatto gli esperimenti, funzionavano, eccetera, eccetera. La pellicola, sì, era dentro. Se andate dal dentista per delle carie, anche loro riescono a sistemare. Frammento di pellicola, di carta, insomma, era una cosa molto semplice. Tecnicamente banalissima, però era un mondo che entrava in un'immagine. Meraviglioso. Per cui questo fa detto, ma vabbè, allora la stanza mi costruisco anche io le scatole stenopeiche, delle scatole, no? Posso spostare anche il foro, vedete, il foro può essere, non so, se quella è la scatola posso metterlo in centro, ma posso anche spostarlo, allora se lo sposto qua, più in alto, l'immagine sarà questa. Ho cominciato con delle Polaroid, praticamente una pellicola completamente al buio, tolgo le Polaroid una a una e dispongo una sul tavolo. Metto una camera oscura, nel senso di, una volta le pellicole le inserivano dentro dei rulli, insomma, la plastica, un involucro di plastica, ho appoggiato quell'involucro, dalla parte superiore
un cartoncino con un foro, per cui c'era una camera oscura, no, all'interno di quel cerchio. Uno scatto di flash completamente al buio e questa è l'immagine. Meraviglioso, proprio, no. È chiaro che no, quello che Fagioli non lo potrei mai fare, nel senso che lui entra dentro, è entrato dentro la Polaroid, è entrato dentro la chimica, è entrato dentro, ha fatto delle cose meravigliose. I miei erano dei tentativi, se volete, allora sposto giù il foro, stessa tecnica, no? Molto interessante. Beh, e se metto una scatola con 6 fori e le apro contemporaneamente, cosa succede? Succede che i punti di vista cambiano, no? Cioè, ognuna di queste immagini è un'immagine diversa perché ha dei punti di vista completamente diversi. E se apri 3 fori sopra nello stesso momento e sotto a più riprese, no? Per cui 4 scatti, succede che posso mettermi, no? Faccio quello che voglio. Un grado di libertà totale, no? Bellissimo, totale. Continuo a sperimentare, piego un foglio di carta, no? Posiziono all'interno di una scatola con 2 fori, uno in una parete e uno in un'altra. Cosa succede se fotografo, no, prima una volta e dopo un'altra volta? Succede che c'è una commistione, ovviamente la carta è ripiegata, ma quando vado a svolgerla, no, la sviluppo e la stampo è bidimensionale, no? Per cui perde quella piegatura che aveva all'interno. Allora, no, io critico, molto critico nei confronti della mia famiglia, mi metto direttamente in gioco e con sguardo critico guardo i miei genitori dall'altra parte, magari quando si sono sposati, no, per dire. Diventa un unico momento, per cui è una fotografia che contiene 2 momenti, che chiamavo, non mi ricordo come, insomma, sono i primi esperimenti che facevo, 1964, 1990 qualcosa. Torta nuziale sulla sinistra e io molto critico sulla destra. Fotografavo in pratica le fotografie dell'album di famiglia, no, e d'altra parte un autoritratto che però, insomma, ecco qua, io presento quasi come testimone, vedete, il testimone, potevo chiamarla così, il testimone di questo matrimonio che se era andato, insomma, no? Eccetera eccetera. Spedisco alcune di queste foto a una rivista di fotografia stenopeica che c'era in America, che chiamava Pinhole Journal. Gli piacciono le foto, mi pubblicano, eccetera eccetera. Vabbè. Autoritratto, vestito come nell'Ottocento. E così, insomma, è così inizia. Purtroppo a un certo punto ho bisogno di documentare, forse la fotografia stenopeica non era lo strumento adatto per documentare, perché era un dettaglio. Ecco che allora mi sono laureato con una tesi sulla fotografia stenopeica con Italo Zannier e da allora ho abbandonato la fotografia stenopeica, mi sono dedicato, sono passato al grande formato. Prima mi sono comprato un banco ottico, ma non avevo i soldi per la lente, per cui ho continuato con un cartoncino con il foro. No, banco ottico, cartoncino con il foro, dopo insomma ho comprato l'obiettivo e sono passato ad un'altra fotografia. Adesso queste immagini forse non c'è tempo per mostrarvele e sono delle immagini relative all'India. Praticamente ho cominciato e il fatto di tornare in India ogni anno dal 2002 fino ad adesso mi ha permesso di guardare questo lavoro a più riprese, di capire con consapevolezza cosa stavo facendo, no? Per poter ritornare e riverificare, quasi come fosse una palestra, no? Torno a fare una ginnastica e di volta in volta, no, cerco di capire come migliorarla. Questo lavoro, che è un lavoro senza fine in pratica, di cui ho portato anche dei libri, ha un primo step, un primo passo importante nel 2005, cioè Marco Zanta mi invita ad una mostra personale a Treviso, nella galleria Antonino Paraggi, sì, proprio quello di Calvino, dell'avventura del fotografo, no, per esporre una sequenza di immagini. Allora, è chiaro che questo lavoro mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire, sulle 38 purtroppo, mi ha fatto capire l'importanza della stampa fotografica, per cui sono andato in camera oscura giorno e notte, cioè, mi piaceva molto la materia fotografica, l'uso della carta baritata, la delicatezza di queste immagini, questi grigi, per cui, cioè, al di là dell'immagine stessa, insomma,
Sì, mi piaceva molto proprio la stampa fotografica, il bianco e nero, la stampa fotografica. Sono immagini molto ingenue in cui ancora forse non avevo capito la misura, la distanza precisa, forse questa è troppo vicina, no. Non riesce a disegnare, no. Per cui sono una serie di errori, vabbè, sono una serie di errori, no. Questa forse è troppo legata a un fotogiornalismo di maniera, insomma, anni 50, già il territorio indiano è ancorato ad una tradizione molto passata, per cui il fatto di non usare, no, la quinta, no, il fatto, la scena, ciò che stava dietro al soggetto che volevo fotografare, non usarlo al meglio, è assolutamente casuale quello che succede dietro, no? E allora, insomma, entusiasta per tutte queste immagini, dopo torni, dopo capisci, dopo cresci, e dopo forse si capisce, sono tutte immagini che ho detto sono strepitose, è la più bella cosa che ho fatto, ma siamo insomma nei primi anni, però non è possibile che quel viso sia tagliato in quel modo, no? Quella barca forse non c'entra niente, o forse c'è questo primo piano che va troppo avanti, va troppo contro il soggetto, no? Questa forse funziona, anche se poi non l'ha più utilizzata. Questa immagine l'ho regalata a Zanier, che tanto la voleva. Bravo, strand, ho visto, no, questo. Però interessante, forse qua, no, qualche interrogativo lo pone, insomma, la forma è un po' scomposta e forse continua a vivere, no? Questa, no, che è perfetta, o forse questa? No, ho scelto questa, però perché l'altra era troppo, non si chiudeva troppo in se stessa, però questa figura è come un palo, no? Cioè, vedete che è troppo rigida, allora no, allora. Ma queste le ho tutte esposte in mostra nel 2005 e dopo insomma continua a guardare. Perfetto, uno, due, tre, perfetto, no? La trinità, le tre figure. Sì, ma guarda il piede che si muove. E tutta quella cosa che c'è dietro perché non posso guardarla, no? C'è un movimento che non ti permette di stare fermo, no? Capisci che la persona si muove, non è fissa come quella statua, non c'entra niente, no? Però a quel momento ho detto, magnifica, no? Forse questa regge ancora, no? Questi filtri, questi fili, perché la fotografia comunque filtra la realtà da un'altra parte, forse questa un po' regge, anche se l'atteggiamento è un po' rigido. Questa magari funziona, questa è un po' più. C'è un fumo sulla destra, un fumo sulla sinistra, per cui due soggetti, un fumo che si chiude forse al centro, il soggetto interrogativo, l'immagine assolutamente scomposta come nelle migliori fotografie di Evans, in cui il centro è un po' leggermente sbilanciato. Sì, queste cose sì, tutti le fanno, forse il fatto di avere la bicicletta in primo piano, ecco che mi pone anche. Mi pone una presenza di me come fotografo, magari può starmi bene, ma non l'ho mai utilizzata. Però quel bastone che segue il piede, eh sì, quello non l'ho visto, no? Potevo utilizzare quella figura. Anche questa mi piaceva tantissimo, però dopo ho capito che era troppo vicina. Forse dovevo guardare Evans un po' meglio, no? La distanza non è quella giusta. E poi la ricerca delle forme perfette, no? Quello 1, 2, questo in centro, quello un po' tagliato, ma. Anche questa forse no, non mi convince molto. Un'altra misura sbagliata, quel gruppo che viene avanti non c'entra niente con ciò che vende, no? Non so, almeno li avessi messi veramente insieme, no? A fuoco entrambi, allora forse aveva un senso. La tenda forse, c'è troppo poca tenda, no? Ma non è una questione di misura fisica, di misura rintracciabile, ma misura dell'occhio. Non funziona, so perché non funziona. Il pallone, la cupola, no, non so, questa foto a guidi, no, sì, guarda che c'è questo e quello, sì, ma volevo, no. Però cosa c'entrano quelle due figure sulla destra? Forse non c'entrano niente, e così via, insomma. Il riferimento alla storia dell'arte, no, questa testa tenuta, no, alcune immagini assolutamente, questa curva che riprende la curva della Coca-Cola, sì, ma è poca cosa, no. Questa che ritenevo una bella immagine che non ritrovo un senso. Non c'è un'armonia tra le figure, non c'è una gerarchia, non c'è una linea che le tiene insieme, c'è soltanto un insieme caotico di figure, no? Neanche l'utilizzo della messa a fuoco, della profondità di campo, niente, no? Però mi piaceva la fotografia, forse anche per se stessa. Perfetta, no? Questa, guarda, la figura, tac, no? È lì come il chiodo, no? Su cui appendi. Sì, ma
piaceva Freelander, allora metto questo con quello, metto insieme, ma è banale, no? Non c'è, anche in questo caso non c'è misura. Forse è un po' meglio questo, insomma, l'orecchio, la figura diventa altra cosa, però c'è troppo movimento, insomma. E qua ho cominciato a capire forse che la verità sta nel margine. Le figure più interessanti sono soprattutto quello a sinistra, no? Sul margine. E allora forse, ecco che Guido Guidi mi dice, attenzione, che la fotografia, no, vive, no, anche nel suo margine. Allora comincia a capire l'importanza del margine, no? Ma sono sempre tentativi, insomma, no? Rigidità, anche questo ritratto, eccetera, eccetera, vabbè, vado avanti. L'autorità, tu Freelander, questo in primo piano, io lì in fondo. Ma forse la figura migliore è quella donna disegnata a cui non ho dato assolutamente peso, no? E allora, no, devo rivedere le mie posizioni. Questo o questo? Sicuramente è meglio questo, no? Perché mi guarda un po' nascosto dietro. Però l'orizzonte è saltato completamente. L'orizzonte, dov'è l'orizzonte? Era meglio l'altra? Forse questa, no? Vabbè, no. Forse anche questa, guarda non so dove, io divento lui, no? Il mio alter ego, no? Posso guardare in là, però manca l'orizzonte, non c'è l'orizzonte. Ho fotografato troppo dall'alto verso il basso, c'è qualcosa che non funziona. Semplificazioni, eccetera, eccetera, ma veniamo, anche in questo caso l'orizzonte. Non ho visto che quel bastone poteva veramente diventare il segno della bocca, non è preciso, no, e si vede che non è preciso perché non l'avevo visto, no. Fotografia è anche un atto di, no, di umiltà nel confronto della realtà, ho bisogno di guardarla, no. Questo è troppo vicino, se questo guru, no, deve così misurarsi anche con la realtà che è molto più ampia intorno, deve diventare quella roccia sulla quale è seduto, allora la misura è completamente sbagliata. A me non interessa il folklore di questa figura, mi interessava forse di più che lui diventasse roccia, la misura è sbagliata. Questo invece continua a piacermi e continua ad interrogarmi. E infatti l'ho utilizzato per il libro, che è questo, come prima immagine del libro. Questa zanta speciale, bellissima, io trovo che invece le mani siano completamente tronche. Trovo una figura che nel momento in cui deve misurare, deve armonizzarsi, viene interrotta, non mi funziona. Forse è meglio questa, perché mi ricorda, se volete, Robert Adams, in questo caso più interrogativa, no? Questi giochi, questa banalizzazione di forme, questa proprio terribile. Forse è meglio questa, che ti nasconde, forse, no, quel minaretto tagliato. Qua vorrei togliere la persona a sinistra, che non l'ho vista. Questa mi piaceva tantissimo, perché mi ricordavo i primi lavori di Freelander, quelli che faceva, no, con il jazz, seguendo questi suonatori di jazz. Però anche qua guardate come il primo piano si confonde con il piano che gli sta dietro. Non c'è un'attenzione precisa. Non sono stato attento su come la tromba e la figura in primo piano, e forse anche quella a destra, che forse potevano essere due fotografie distinte. Guardate che bella la figura a destra, che però, insomma, non trova riscontro, non trova relazione precisa. In questo caso come mi muovo? Dovevo muovermi, dovevo guardare meglio Evans, meglio questa, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, no. Il tempio, no, divaricato, quasi come le gambe divaricate di quel poliziotto sulla prima... qua in primo piano, però cosa c'entra quell'uomo, eccetera. Insomma, la fotografia deve essere più lenta forse, no? Deve essere più lenta. Se questo è un po' meglio, Walker Evans, il Thor Movies Poster, sì, American Photographs. Questa, sì, di taglio, perché non sono stato, no, frontale rispetto a questa immagine. Adesso devo essere schiavo di una prospettiva la quale obbligo me stesso e gli altri a traguardare, no? Questa funziona, nella sua ambiguità funziona. Per cui continuano i viaggi, continua il progetto, però contemporaneamente apro questo, guardiamo velocissimamente, questo sguardo sulle stanze, progetti collaterali fatti nello stesso luogo, rooms, le stanze dove dormo.
può funzionare. Vado molto velocemente, di stanza in stanza, arrivo a un altro progetto, vi mostro solo una foto, che è un lavoro sui cinema. Anche lì i cinema tradizionali stanno scomparendo, da quelle creature, quegli edifici incredibili, stanno scomparendo a favore di multisale, eccetera, eccetera, in centri commerciali, per cui, insomma, visto che vado, conviene, ecco, fissarli. Ok, basta. E questo è un progetto, insomma, che continua, forse gli ultimi anni ho lasciato ancora là questi provini, devo prenderli in mano. Veniamo ai progetti più recenti. Progetti 2012-2013 addirittura. Allora, questi progetti li presento in forma di libro, cioè io faccio delle stampe, edizione sia che... Allora, costruisco dei libri, allora tutti costruiscono i propri libri, no, c'è il boom dell'editoria, allora io cosa faccio? Io stampo le mie fotografie e le fotografie, mettiamo quello dell'India, originali, diventano la copertina, diventano parte delle... sono le immagini che utilizzo, le stampe originali per la costruzione del libro. I progetti più recenti sono, intanto, Indian Diary, nel senso che... Ah, un altro progetto importante, scusate nel frattempo, 2005 la mostra, e nel 2010 il libro. Ho cercato di racchiudere l'esperienza in un libro che ho cercato di risignificare, che il libro ha due problemi. Il primo, le stampe sono molto brutte, e il secondo, forse che ho fatto una selezione troppo veloce, per cui preso dal fatto di doverlo fare immediatamente, insomma dall'occasione, forse ho valutato e ponderato male alcune scelte. Per consiglio, le fotografie devono stare ferme, no, sopra il tavolo, come direbbe qualcuno, scendono e cadono quelle più brutte e le altre rimangono. Con Indian Diary ho fatto questo, per cui il viaggio, quello del 2011, sono passati 2 anni, Diary 10 perché è il 10° viaggio che ho fatto, e per cui è riposato e alla fine, insomma, me la sono sentita di mettere mano a questo libro di circa 30 immagini. E purtroppo sono scansionate molto male, comunque, vabbè. Non sono nella sequenza del libro che poi vi mostrerò, comunque sono le fotografie che hanno una misura diversa, che hanno uno sguardo diverso, completamente diverso rispetto all'altro, e forse per esperienza è meglio racchiudere queste esperienze di volta in volta, per cui dopo l'Indian Diary 10, adesso torno in India per un mese, sarà Indian Diary 11, e dopo vediamo, insomma. Però almeno circoscrivo e cerco di ragionare intorno al limite temporale. Sono un'altra fotografia, magari rispetto a quella che avete visto prima, in cui volevo misurarmi con il soggetto uno alla volta, qua invece cerco di tenere e soprattutto cerco l'orizzonte, no? Vedo che negli ultimi lavori cerco un orizzonte, un segno sulla quale poter posare l'occhio. Per cui è importantissimo in queste immagini proprio quel segno, no? In cui proprio la parte dietro, no? Quell'orizzonte che si è un po' alzato, che crea proprio, no, l'ultimo sguardo possibile. Oppure dei soggetti che sono lì e che ti chiedono, no, e ti indirizzano verso un possibile orizzonte. C'è un'India... Sì, sì, no, ti dico, sì. Tendenzialmente, per esperienza, lo dice anche Guidi, più avanzi con l'età più restringi il campo. Io improvvisamente ho aperto il campo, ma non so, dopo, insomma, è difficile dare dei significati, però insomma questo lavoro mi piace molto, continua a piacermi, è un lavoro assolutamente normale su un'India nascosta, forse su un'India assolutamente ordinaria.
No, il formato è sempre lo stesso. Ho sempre usato la stessa macchina fotografica. Sono come gli Z Model, una macchina, un fotografo. Per cui, no, vorrei andare in linea col banco ottico, però effettivamente no, i tempi sono diversi. Per cui se vuoi scattare delle fotografie in un numero decente, vado lì con una medio formato, insomma, molto veloce, che ti permette di scattare, insomma. Non tutte queste immagini le utilizzate nella sequenza del libro, che dopo, se volete, potete assolutamente guardare. Però anche il libro termina con queste due immagini. Velocemente, questa è la copertina, quello è il percorso. Il percorso, qua c'è Mumbai, e questo è il percorso nel Gujarat, piuttosto che verso sud, per cui diventa anche quasi un segno grafico. E queste sono le immagini, e dicevo prima, che qua sono presentate una a una, dopo si creano, vedete, questi nuovi significati semplicemente mettendo insieme le immagini. Vedete come quel mirino sulla sinistra torna ad essere mirino sulla destra. Cosa, scusa? È un'unica copia, sì. È un'unica copia. Potrei pensare a 20 copie con le fotografie originali. Potrei pensare a questo. Guarda, certi fotografi, tra cui io stesso, ok, vado, fotografo, dopodiché Johansson, Guidi, insomma, tutte queste schiere di fotografi producono molto materiale per maneggiarlo successivamente, per mettere le mani poi, no, trovargli una sequenza, un senso. Certi fotografi hanno l'idea chiara in testa. Paolo De Pietri scatta pochissime fotografie, l'idea ce l'ha già quando parte da casa, no? Fotografare le donne, no? Con il bambino appena nato, in quel luogo, no? Per cui è un'idea completamente diversa, no? Sono dei approcci completamente diversi che però portano forse, no, allo stesso luogo, no? Che è il luogo di un progetto fotografico, insomma. Sì, io scatto molte fotografie, per cui dopo, insomma, diventa il dopo, ecco, il momento. C'è una volontà di guardare, di fare esperienza, di sfruttare il viaggio come esperienza stessa, per cui non di recarti in un luogo preciso, ma quello stesso viaggio diventa parte dell'esperienza. Per cui c'è una continuità, no, tra il tutto. Ecco, incappi di volta in volta in sorprese, no? Sì, una sorta di, no, semplificato, di flaneur contemporaneo. Il flaneur non ha, cioè, ha una meta, però non sa dove va, no? Come dice Gianni Celati, l'importante è avere una meta. Dopo arrivi lì e comunque ti senti smarrito, però la meta è importante, no? Per avere in testa qualcosa, no? Però dopo ti perdi, no? È bello perdersi. Soltanto perdendosi, dice Rebecca Solnit, e perdendomi ha fatto le esperienze più importanti. Trovare il libro che cercavo in una vetrina, no? Vedere la signora che sbatte la tovaglia fuori dalla finestra, no? Soltanto perdendomi io mi perdo, insomma, mi perdo tra i luoghi, tra la fotografia. Diventa un'esperienza totale, insomma. Questi sono i luoghi e quello è il periodo. L'Aquila Diary è un po' una continuità. Allora, è stato chiamato, insieme a molti altri fotografi, per essere presenti in una settimana all'Aquila. Il progetto si chiama Confotografia e 50, 40, 50 fotografi italiani hanno aderito a questo progetto. Siamo andati all'Aquila in settembre, siamo rimasti lì tra seminari, ognuno di noi era accostato ad un aquilano, per cui ti portava dove volevi, ti raccontava le storie in questo criticissimo paesaggio.
Io avevo il mio aquilano di riferimento, mi sono mosso non nell'Aquila Centro, che è un luogo assolutamente un cimitero, un luogo bloccato, un luogo sospeso, ma nei 19 siti del progetto Case, quelli di Berlusconi in pratica. Cioè Berlusconi ha costruito delle città satellite, delle new towns intorno all'Aquila. Io mi sono mosso tra questi paesaggi, pensando di essere lì, pensando di essere quelle architetture e sul cosa guardano e dare importanza al paesaggio, che è assolutamente strepitoso. Il paesaggio è bellissimo, purtroppo mancano i collegamenti. Tutte queste persone si trovano lì, isolate. Sono persone anziane che spesso sono lì davanti alla televisione dalla mattina alla sera. Sono messi insieme con altre famiglie che non conoscevano, per cui non riescono a tessere di rapporto. Insomma, un disastro totale, per cui parli con le persone e soffri insieme con loro rispetto a questa iniziativa. E io ho detto, sì, io sono queste case che guardano il paesaggio. Per cui il lavoro che vi presento è cronologicamente così come l'ho fotografato. E sono 22 immagini. Sono guardato The New West di Robert Adams, ho trovato che lo stesso segnale, però non sapevo, no, però no, vivono dentro di te degli autori che ti accompagnano, che escono così senza pensarci. Questa roulotte che mi piace pensare come una geografia, come un limite, come un territorio su cui ci sono, no? Dei punti, ogni punto può essere un luogo. E questa è l'ultima. E questo è il libro. Stranamente tutti e tre i libri che vi presento hanno un animale in copertina, vivo o morto che sia, o finto. Uno vero, uno morto e uno finto. E questo è, insomma, il progetto, lo mostro velocemente così come libro aperto. Ecco i siti, no, che ho indagato. In centro c'è l'Aquila, centro storico dell'Aquila. Eccoli qua. I siti anche nella loro dimensione territoriale, così come presentati nel sito della Protezione Civile. E qua, insomma, c'è una data che è sotto e il luogo. Velocemente, perché l'avete già visto, qua non potevo non accostare queste due immagini, come queste, insomma. Passo molto velocemente. Sì. Quanti minuti ho? Zero. Vabbè, insomma, questo è l'ultimo lavoro. Non c'è tempo per mostrare. Mi dai 5 minuti? No, mi dai 5 minuti? Vabbè. L'ultimo lavoro è questo. Allora, è un lavoro un po' diverso dagli altri, il giardino intorno all'albero. Praticamente quando si ammala una persona cara, fai di tutto per essere vicino il più possibile. Per cui si è ammalata questa persona di famiglia, questa persona anziana, molto attiva, insomma, della sua piena attività, faceva proprio il suo essere. Da un giorno all'altro, insomma, capita che ti succede una cosa e per un anno il tuo corpo lentamente se ne sta andando, svanisce. Allora fai di tutto per stargli più vicino
possibile, per tutto il tempo possibile, per cui ho vissuto per un anno in questo giardino, che era il giardino dove ero abituato a coltivare, a stare, a modificare, e cercando di capire che questa individualità, no, già ne ho parlato prima forse, questo essere un piccolo, un granello, un individuo, no, quasi senza senso in questo mondo, ha significato soltanto se l'ha portato ad un universo che è molto più ampio. Cioè noi siamo la terra, noi siamo i sassi, noi siamo gli alberi, no? Come direbbe Terzani. E io appartengo ad un universo che, se penso veramente, no, non appartiene a me individuo, no, ma appartiene ad un mondo che è senza risposta. Per cui gradualmente, no, il corpo si trasformava il corpo del giardino, e questo corpo, questa anima che se ne stava andando da un'altra parte, insomma, veniva raccolta in qualche modo dalla natura, no? Dalla natura che comunque ci raccoglie tutti e dà senso e significato al nostro essere. Per cui sono una ventina di immagini che adesso vi presento. Questa è l'ultima immagine e questa è la sequenza, se volete, per capire come dopo una fotografia, insomma, trasformandosi in una relazione che può avere con un'altra, ampli in qualche modo, possa ampliare il significato. Questa era l'ultima. Purtroppo i progetti più divertenti non posso mostrarveli, sarà per la prossima volta. Ho portato un libro che è questo. Grazie. Grazie. Per un anno non ho potuto fotografare, per cui ho detto io viaggio nella rete come fanno tanti altri, per cui ho cominciato, no, a recuperare immagini in un progetto che si chiama La vita e istruzioni per l'uso. Il primo progetto, che poi è diventato anche una mostra in Francia, è questo 100 Blows, 100 soffi, in cui delle persone da un anno fino a 100 anni soffiano sulle candele, per cui un lavoro sulla ritualità. Ce n'erano altri sulle donne incinta, sul matrimonio, ma sarà per la prossima volta. Grazie.